un minuto in campo con noi. Potresti un attimo tradurre in inglese? Direttamente da Striscia la Notizia, l'antitarocco per eccellenza, Luca Galtieri. Da Zeri per Saturday Night Live, Davide Pagnate. Ballando con le stelle, Rudy Smaila. Direttamente da Ovidoni, uno dei più famosi cronisti, Diego Conte. Non ha bisogno di presentazioni, lui è il capitano Roberto Baffo da Crema! Vincitore del disco per l'estate e adesso attualmente lavora a Canale Italia, Marco Anelli! Da Campioni, prima edizione, Fabio Maffini! Bravo Maffini, mi piace fisicamente! E lui il Bruno Vespa di Striscia la Notizia, Giampaolo Vespa Fabrizio! Un cadeau per tutti i telespettatori. Colorado, caffè, lui è Bazza! Ufficiale, e siamo pronti per fare la foto. Vedo i colori che si mettono proprio in mezzo, ecco anche il Don pronto perché dovrà dire adesso la partita. Vittorio, vai forte Vittorio. Allora attenzione Max, vado da panchina dell'Asiago, ecco l'Asiago, guardate che girata che ha effettuato Reveschini verso Sergio,
passa basso romano si fa individuare la palla. Vincente dell'Italia parte con te sul tiro, parata! Prima parata era la telefonata. Prima. Timoteo. Lui piede da crema, lui? Sì. Perché si chiama Roberto Baffo da crema? Perché viene da Piacenza? Scusa, che domande fai? Ha detto una cagata, non arrivo la crema. Ecco, Tony, lo sapevo io e volevo fargli fare brutta figura. Ora, ecco Tony. Ecco qua, quindi, numero 16, bel tiro. Peccato che la porta era bassa. Ecco, contro la montagna umana, parte base, il tiro, rete! 3-0 per la Nazionale Calcio TV. Eh sì. Allora, tu prima della partita birra, basta. No, non è bevuto niente. Ho detto che... Intanto il sinistro destro, scusate, crociale, numero 11, che ricordiamo non sbagliato però il calcio di rigore, chiede però ammazza, la stoppa in aria, si libera il difensore, non lì palla ancora, Timoteo, la palla rimane là, pericolosa, rimette nell'area dell'Asiago, ancora per 1 metro, lo scambio ancora con Timoteo, cerca di andare il tiro, l'esterno, pare portiere, ancora buona, no, calcio d'angolo. Bene. No, rimessa dal fondo. E ora adesso è il Maiona a capo al pallone, e il tira verso il Lucio Stevan, e adesso il tiro passa il Maiona. Porco can. Vai Lucio! Presidente, presidente, protegge la palla in aria! Rigore! No, attenzione, rigore in piedi, il tiro deviato, libera la palla, però rimane al limite, ci pensa De Santis per un attimo, la palla toccata, ci pensa Marco Anelli a portare su la propria squadra, azione personale di Marco Anelli, si libera bene, Claudio Lippi sulla sinistra, scende in mezzo, attenzione, Paz col destro, non va. Grande la parata di Sandro, ancora. Sandro, bravissimo. A salvare la porta dal quarto gol, ricordiamo il punteggio 3-0. Giampaolo Fabrizio, il gol! Attenzione! Giampaolo Fabrizio e Bruno Vespa di Striscia la Notizia con il suo inconfondibile cadeau, regalo per i tutti i tifosi. Eccolo qua! Un applauso veramente per un uomo, una miss, veramente un'eleganza stratosferica. Tutto questo fuori onda. Questo... Secondo me, alla prossima riunione di condominio, potresti... Un po' Marco Asiago, che è famoso in mondo. Si chiama qualcuno che ne ha bisogno, che secondo me è un po' sciupato. Sì, allora abbiamo qui con noi Giampaolo, Vespa, Fabrizio, Striscia, complimenti, sei veramente bravissimo. Grazie per questo match, non posso neanche mezzo di mare, così faccio fuori subito. L'intervallo fa benissimo. Grazie, siete stati meravigliosi! Ai bambini che hanno visto il mio spogliarello, mi raccomando, non fate le stesse cose quando diventate grandi, può essere molto pericoloso. Siete stati straordinari, allora vi giungo il mio inconfondibile, incommensurabile, inqualificabile. Salve! Bravi, grazie! Un applauso, Giampaolo Fabrizio! Perché Giampaolo ha dato un omaggio al pubblico prima quando ha segnato, giustamente voi avete contraccambiato immediatamente. A Nicola si parte subito con il secondo tempo. Eccolo qua, ancora un applauso per la terra arbitrale, grazie! E siamo, grazie per aver arrivato bene, sì. Fantastico! Non eri mai stato? Ma fini, attenzione! Andiate, un applauso! Ed entra Rudy Smaila ed esce anche Nando Timoteo. D'altronde la prestazione è stata tale per cui io non l'avrei. La 14ª volta che viene sostituito. Nando Timoteo al posto di Smaila, anche lui è punta, ma perché è punta, non gioca sulle punte. È diverso. No, ma perché non voleva sporcare le scarpe, capito? Guarda che bella palla che ha conquistato Rudy Smaila, guardalo. Il passaggio bene per... Bruno Vespa, Diego Conte, attenzione al limite! Se quelle scarpe potessero passare. Rete! Attenzione, ancora lui! Chi ha segnato? Chi se l'ha segnato? Claudio Lippi! Un nome e una garanzia! 6-1, mette anche lui la firma su questa partita direttamente da Milan Channel.
bravissimo. Paz, ancora al limite, attenzione. Col destro, carica a destro e tiro alto. Applauso alle due squadre. L'arbitraggio è stato sicuramente a favore della Bianca. Con questa massima, io direi.